aggiungi Contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Carlo Intini. Oggi è martedì 15 ottobre. Il contatto che suggeriamo di aggiungere è Max Pezzali. Milano-Pavia, una distanza di soli 50 km, ma che ha fatto tutta la differenza del mondo per arrivare lì dove è arrivato. Max Pezzali, un ragazzo di provincia con una grande passione, la musica, che ha saputo raccontare l'Italia e gli italiani degli anni 80, 90 ed oltre, superando i cliché dell'epoca. Correva l'anno 1988, De Mita diventa presidente del Consiglio, il capolavoro di Bertolucci, L'ultimo imperatore, vince l'Oscar e Massimo Ranieri con Perdere l'amore vince a Sanremo. Max Pezzali, figlio unico di una coppia di fiorai, assieme al compagno di liceo Mauro Repetto, con il nome de Hip-Hop, fa la prima apparizione in TV a 1-2-3 Giovanotti, con un rap in inglese. La carriera non decolla, il duo è un bivio, decidere se continuare a sperare o derubricare la musica a passione nel tempo libero. Arriva il 1991, Max fa il giro delle radio e delle case discografiche con le audiocassette per far conoscere la sua musica. Uno dei nastri, la canzone Non me la menare, arriva nelle mani giuste, quelle di Claudio Cecchetto, che ne intuisce il potenziale. Noi eravamo un po' anomali in questo senso, rappresentavamo un tessuto pop che poteva essere di qualsiasi altro posto, però con delle, cioè è come se la nostra musica fosse stata un po' più internazionale, ma quello che dicevamo era un mondo talmente piccolo che nessuno aveva pensato fino a quel momento potesse essere meritevole di racconto, perché uno dice la canzone era ancora vissuta come qualcosa di elevato. Non c'è ancora l'esplosione del rap. Il duo pavese spezza gli equilibri, la musica alta lascia il posto al racconto della quotidianità. Pezzali e Repetto, due ragazzi normali, cavalcano l'onda. Hanno ucciso l'uomo ragno con un deca, sei un mito, nord, sud, ovest, est, 1.300.000 copie vendute e Come mai, con cui vincono il Festival Italiano 1993. Pezzali, classe 67, diventa un fenomeno musicale. Sono gli anni degli 883 che con le loro storie, i loro racconti musicali, segnano una generazione. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e delle immense compagnie, gli anni del motorino sempre in due. Recita la canzone Gli anni del 1998, pensata assieme agli amici al mitico Bar Dante di Pavia. Storie semplici in cui tutti possono ritrovarsi, come La regola dell'amico, una riflessione su come diventare amico della ragazza che ci piace non paga mai, storia che il cantautore lombardo racconta essere ispirata ad un ragazzo della sua comitiva. Io conoscevo questo tizio che di fatto era taxista abusivo gratuito, perché lui aveva la Golf all'epoca nuova, tutto, poi era uno studente universitario che studiava a Pavia e si era portato la macchina non per girare ma per portare in giro la tizia di cui era innamorato segretamente. Io lo sapevo, tutti lo capivano, ma anche lei lo capiva, e si faceva portare da lui a casa del tizio con cui andava. Ma ce n'erano mille di queste figure, quindi ho detto, ma come possiamo in qualche modo costruire una canzone, cioè raccontare questa figura? E abbiamo fatto questa cosa della regola dell'amico. Il 1994 è un anno importante. Repetto abbandona il gruppo. L'anno seguente gli 883 pubblicheranno La donna, Il sogno e Il grande incubo, seguito da La dura legge del gol. Oltre 30 anni di carriera, più di 10 milioni di dischi venduti, 21 album, 62 singoli, una bacheca piena di premi, tra cui 13 Telegatti e 3 successi al Festival Bar e tanto altro ancora. Il mito diventa ora una serie TV, Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883. La storia di un ragazzo di provincia che ha trasformato la sua band in una delle più amate d'Italia. Aggiungi Contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale,
abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnchronos.com.